Buongiorno e benvenuto Paolo Serafini in collegamento. Ciao Paolo. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti i telespettatori. Su cosa stai lavorando questa mattina, Paolo? Ma i volumi sono scarsi, vediamo proprio, è una cosa che si ripete puntualmente tutte le settimane. Noi vediamo lunedì i volumi abbastanza scarsi, poi tra martedì pomeriggio e giovedì vediamo dei volumi interessanti. Abbiamo visto venerdì dei volumi interessanti, sì, ma in apertura poi alle 11 il mercato si è fermato. Sì. Quindi abbiamo sia lunedì che venerdì questi scambi ridotti sul mercato per poi aumentare un attimo a metà settimana. Per il resto sì, si vive, si fa qualche operazione di scalping veloce in apertura. E per il resto il mercato è abbastanza fiacco. Su cosa? Vuoi dircelo il titolo o ti bruciamo l'operatività, Paolo? Oh, beh, i soliti Unicredit, i titoli un pochino più importanti, Unicredit, Eni e Enel, sono quelli che solitamente mi concentro nelle fasi di apertura, anche Telecom. Poi abbiamo visto anche stamattina, dato che mi ha dato una spinta rialzista anche Atlantia, abbiamo visto che ha aperto proprio il rosso del minimo, che coincideva con l'apertura dei minimi del mercato nostro. Atlantia la vediamo abbastanza frizzante questa mattina, quindi c'è un bel denaro su Atlantia e quindi potrebbe tornare ancora un attimino un po' più su. Siamo a ridosso dei massimi, i massimi di settembre scorso su Atlantia. Sarà interessante vedere se riusciamo a romperli questi massimi. Siamo proprio lì, 23, 24, prendiamo la soglia psicologica, 24 euro, siamo a 23,85, 87 in questo momento. Li abbiamo sfiorati 24 euro ma ancora non battuti. Sì, ero 23,98, il livello che si poteva tentare qualche short, 98,99, con uno stop stretto appena sopra i 24 euro, quindi questo è un livello abbastanza buono. Purtroppo non mi ha preso l'ordine a ridosso di 24 euro, vediamo un attimo se durante la giornata ritorna su questi livelli, abbiamo uno stop stretto proprio sopra i 24 euro, quindi con due tipi di stop possiamo vedere se il titolo da questi livelli ritraccia. Comunque è il titolo dei più forti nella mattinata di oggi, insomma. C'è da dire che è un po' rischioso magari entrare, no, probabilmente un'operazione short su questo titolo è la cosa migliore. Target, ci può stare anche i 23 euro? Secondo te, Paolo? Sì, ci può stare anche i 23 euro, naturalmente facendo operazioni in giornata ti accontenti di qui 7, 8, 10 tick. Tenendo overnight naturalmente possiamo anche aspettarci anche la ricopertura del gap fino a 22,83, 22,82, 22,83, quindi questo livello qua. Senti, come gestiamo questa situazione delle tre streghe che ha fatto sì praticamente per il nostro future di tornare al di sotto di quota 20.000 punti con 19.570? Non ha un po' guastato l'impostazione positiva che si era registrata nel corso della settimana scorsa? Sì, per quello sì. Anche di indice, però... tra l'altro, in questo momento siamo tornati sotto i 20.000, siamo in 19.987. Sì, come avevo detto la scorsa settimana, dovremmo essere ben più alti da questi livelli, vedendo tutti gli indici europei che sono su dei livelli molto importanti. Diciamo, cioè, non farci tanto caso a questa cosa e andiamo sui titoli, sempre sui titoli e cerchiamo di lavorare secondo l'analisi tecnica sugli altri titoli, ecco. Allora, su Cattolica Assicurazione cosa sta succedendo visto il rialzo odierno? Cattolica Assicurazione oggi è stata promossa da Equita, che ha alzato a buy, ed è questa una delle cose, insieme al bilancio più che positivo di Cattolica, che sta facendo trascinare a rialzo il titolo. Ci stai lavorando mica? Ti è capitato, Paolo, di guardare Cattolica? No, su Cattolica era un titolo sì, che tradavo, tempo fa lo tradavo abbastanza bene, insomma, poi sono semato in più volumi anche su questo titolo, per cui mi concentro su altri titoli. Cioè, oggi è partita veramente, cioè, è partita a rialzo, con bel gap. Sì, bel gap. Addirittura il minimo lo troviamo proprio sull'apertura. Diciamo che sull'apertura lì c'erano dei bei livelli in denaro in acquisto e quindi si poteva tentare velocemente un'operazione su questo titolo. Non mi sono fidato perché aprendo già da 6,40 a 6,60 non mi sono fidato di mettermi lungo su questo titolo. Sai, con la watch list si fa presto a vedere i titoli che aprono molto a rialzo. Col mercato che scende, i titoli che aprono molto a rialzo, si può tentare subito un'operazione short. Però qui vedevo l'imbalance che mi determinava il denaro che rimaneva ancora ineseguito su quel livello lì ed era ancora molto importante
per cui non sono rischiato di fare un'operatività short su Cattolica Assicurazione. Figuriamoci, in balance sono i contratti o le azioni che vengono ancora, non sono ancora state eseguite su un determinato livello di prezzo. Il livello di prezzo che mi davano in quel momento lì in apertura era un livello di prezzo molto interessante per quanto riguardava il denaro, quindi rimaneva ineseguito un denaro molto importante. Andare a sortare il titolo con denaro molto importante dopo le 9 che veniva su quel livello lì era un attimo un rischio. Se vedevo invece che l'imbalance era negativo, avrei cercato un'operatività short su Cattolica Assicurazione. Va bene, siamo in chiusura. Grazie mille Paolo. Alla prossima. Paolo Serafini da Cavarzere, provincia di Venezia. Ciao Paolo. Grazie a voi, buona giornata a tutti.